Buonasera a tutti dal telegiornale regionale per i sordi. Per quanto riguarda il Covid, i nuovi casi in Toscana sono 753, 4 i decessi. Continua il calo dei ricoverati. Il 12 settembre sul portale Sviluppo Toscana verrà pubblicato il nuovo bando ristori, emanato dalla Regione Toscana per dare sostegno al settore dello spettacolo pesantemente colpito dalla pandemia. Il nuovo bando, dal valore di 2,5 milioni di euro, si rivolgerà a tutti i lavoratori dello spettacolo, con l'obiettivo di raggiungere anche gli operatori che non sono riusciti ad accedere ai precedenti bandi. Smantellata dai carabinieri una banda dedita al traffico e allo spaccio di ingenti quantità di cocaina nel territorio di Massa Carrara. Emesse misure cautelari nei confronti di tre persone da anni dimoranti nel territorio. I tre utilizzavano, fra l'altro, auto munite di doppi fondi per trasportare la droga e vetri oscurati per celare i movimenti al loro interno. Sequestrati circa 1,5 kg di cocaina all'interno di un doppio fondo, insieme a 10.000 euro in contanti, ritenuti il provento dell'attività di spaccio. Società create ad hoc per essere utilizzate in un giro di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti del valore di 10 milioni di euro. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Lucca a proposito di alcune aziende attive nella commercializzazione di pallet con sede nella provincia di Pisa, Prato e Firenze. I militari hanno accertato anche il coinvolgimento di un'azienda della Piana di Lucca. È nuovo sciopero degli addetti di SALT per la vertenza aperta con la società che gestisce la 12 e la bretella autostradale Lucca-Viareggio. Come si spiega dai sindacati che hanno diffuso una nota, l'astensione dal lavoro sarà fatta sia il 10 che l'11 settembre con differenti modalità di orario. È dal 19 agosto che i lavoratori hanno attuato scioperi. La protesta, spiegano i sindacati, è per il mantenimento di adeguati livelli di qualità del servizio offerto all'utenza, il mantenimento di adeguati livelli occupazionali in una logica di contrattazione tra le parti per dare continuità e corrette relazioni industriali. E sciopero di 4 ore il 16 settembre per autisti, operai e impiegati di autolinee toscane. L'agitazione è stata indetta dal sindacato FAST SLM Confsal per denunciare, si legge in una nota, l'organizzazione dell'orario di lavoro non efficiente, la mancata consegna prospetto paga e il sistema informatico e comunicativo aziendale sul pagamento spettanze ancora inefficiente. Per Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Livorno, Arezzo, Siena e Grosseto, lo sciopero è previsto dalle 17 alle 21. A Pisa e Massa Carrara si fermeranno dalle 20 alle 24. Adesione tra il 70 e l'80% in Toscana allo sciopero nazionale del personale mobile delle ferrovie proclamato per oggi dai sindacati di categoria contro le aggressioni al personale mobile. Una vera e propria escalation, dicono i segretari del sindacato, che si protrae ormai da troppo tempo e che ha visto addirittura un incremento durante la stagione estiva verso macchinisti e capitreno dei convogli dell'alta velocità, del servizio Intercity e dei treni regionali.
e si aggiravano intorno a un istituto bancario di Marciano della Chiana. Siamo nella provincia di Arezzo, con taglierini, fascette in plastica, guanti in lattice e vari copricapi, targhe anteriori e posteriori di un altro veicolo. Quattro uomini, già noti alle forze dell'ordine, sono stati intercettati per un controllo e sono stati denunciati dai carabinieri. Il materiale è stato sottoposto a sequestro. Secondo i militari, il gruppo è stato fermato prima del tentativo di commettere una rapina. Tutti e quattro sono stati denunciati per concorso in tentata rapina. Problemi di ordine e sicurezza pubblica. Per questo motivo il questore di Firenze ha sospeso la licenza per 5 giorni a un locale nel Mugello, poco distante dalla zona industriale di Scarperia. La decisione è stata adottata a seguito degli interventi dei carabinieri, che avrebbero messo in evidenza come la zona intorno al bar fosse frequentata da soggetti pericolosi, alcuni dei quali già noti alle forze dell'ordine. E sarà inaugurato il 12 settembre il nuovo impianto di illuminazione del David di Michelangelo, custodito nella tribuna della Galleria dell'Accademia di Firenze. L'evento conclude il progetto promosso da Enel e realizzato ex novo proprio da Enel per dotare le opere del Museo Fiorentino di una moderna illuminazione artistica, mirata al risparmio e all'efficienza energetica, attraverso l'utilizzo di tecnologie di ultima generazione a LED. E omaggio fotografico alla stazione di Arezzo per la regina Elisabetta, morta ieri a 96 anni. La società che gestisce il cartellone luminoso che dà informazioni su meteo e altro ha inserito una bella immagine di Elisabetta in verde che saluta. Un'iniziativa che è stata molto apprezzata dai viaggiatori e dagli automobilisti in transito. Molti si sono fermati a osservare la foto. Sulla morte della regina anche il sindaco di Arezzo ha espresso cordoglio, definendola una delle regnanti più equilibrate di tutti i tempi, impegnate anche nella lotta alla crisi climatica e in tematiche ambientali. E apre domani a Lucca Boom la mostra La moda italiana, quindi la mostra che celebra le origini del fenomeno della moda italiana e omaggia Giovan Battista Giorgini, l'imprenditore che ha inventato la moda italiana all'estero. A Firenze oltre 300 appuntamenti tra spettacoli, concerti, laboratori, workshop, corsi per bambini e adulti dislocati in aree meno centrali della città. È l'autunno fiorentino, nuova rassegna promossa per i mesi autunnali dal Comune di Firenze e finanziata attraverso un avviso pubblico derivanti dal Fondo Periferie del Ministero della Cultura. In totale 17 hanno vinto il bando per l'organizzazione degli eventi. E ora vediamo come sarà il tempo domani. Sarà nuvoloso, soprattutto nelle zone settentrionali e con possibili rovesci nel pomeriggio. I venti sono moderati, i mari mossi o molto mossi, le temperature sono in lieve aumento, le massime soprattutto nella parte nord della Toscana, in lieve calo le minime. Con il telegiornale mi fermo qui, grazie per averci seguito, buona serata a tutti e arrivederci.